Il nostro magazine di informazione religiosa, la chiesa nella città, iniziamo subito con un cammino bello fatto in tantissimi insieme c'era il cardinale per dire e rinnovare il sì all'azione cattolica ambrosiana. Cattolica, che è evidenza del noi bello della Chiesa, comunità, associazione, il cui carisma è la comunione tra le generazioni e i diversi ruoli del laicato, come disse Benedetto XVI nel 2008 e come è stato evidente nella grande camminata del Sì da Mesero a Magenta, nei luoghi di Santa Gianna Beretta Molla, che fu socio e dirigente dell'Azione Cattolica Ambrosiana. Ci sono tutti, dai bambini a chi nella CIE da oltre 50 anni. E il Cardinale, naturalmente. Qui sono accanto la Presidente diocesana Soncini e l'Assistente Generale Monsignor Zappa per rinnovare il sì. Parlano i piccoli, si confrontano con l'Arcivescovo, gli adulti, le famiglie, i giovani che stanno percorrendo un cammino, interrogandosi sul Concilio, sulla Chiesa che siamo, quella che sogniamo e che cosa possiamo fare noi per lei. E la risposta del Cardinale punta allora direttamente al cuore della questione. Perché? È una domanda che dovete fare tutti i giorni: cosa c'entra come avete detto Gesù con la mia vita, con la nostra vita, il per chi vale per Lio e per il noi. Se vivete così, come qui avete enunciato, eh, fate tutto quello che potete fare per la Chiesa. Prego. Prego. Poi il rinnovo delle promesse battesimali e la magnifica preghiera di Paolo VI per l'anno della fede 1968, recitata insieme. Vi invito a prendere sul serio l'uscita da noi stessi e dai nostri gruppi per proporre alla libertà di quanti conoscete di conoscere, di venire. Vieni e vedi che cos'è. L'azione cattolica. Una caratteristica di fondo eh, dell'avvenimento cristiano è la dimensione comunitaria, no? che certamente si esprime per la storia del nostro paese in Italia, anzitutto nelle parrocchie. Ma la parrocchia può eh, involontariamente restare eh, troppo generica, come la diocesi, come la zona. Quindi, bisogna che in parrocchia si sviluppino delle realtà comunitarie precise perché quello che è su cui fatichiamo come cristiani in questa fase soprattutto in Europa è nel vivere un'appartenenza alla Chiesa che metta in gioco la mia persona e l'azione cattolica da questo punto di vista soprattutto in Italia ha rappresentato in grande stile rappresenta anche oggi nella stagione in cui sono nati anche tanti altri movimenti, un, un punto privilegiato per due motivi perché è molto popolare e in secondo luogo perché vuole essere sempre direttamente riferita al Magistero del Vescovo. Bene, ora per noi una segnalazione molto importante che riguarda il cardinale, ma l'intero clero ambrosiano, perché martedì 28 maggio alle ore 10 in Duomo avverrà la convocazione, si svolgerà la convocazione diocesana del clero e l'intervento del cardinale Scola sui cantieri aperti della diocesi, ma sarà soprattutto un momento liturgico. È rivolto all'intero presbiterio ambrosiano in questo anno della fede. Io vi ricordo che vi sarà la diretta su Telenova News Canale 664 e che comunque il Duomo sarà eccezionalmente chiuso dalle ore 8.45 fino alle 13.30 e potranno accedere alla cattedrale solo i parroci e i sacerdoti ambrosiani. Ora parliamo e vogliamo tornare diciamo, ai giorni del patriarca Bartolomeo a Milano. Lo faremo ancora successivamente in questa puntata, ma adesso da una prospettiva un poco diversa. Nell'intervista in questo caso che abbiamo realizzato nella rettoria di San Sepolcro, centralissima nella piazza omonima milanese, dove è in corso una bella e interessante mostra dal titolo La fede di Costantino, un cammino che interroga, dipinti di Georgios Oconiomoi, che è un ottimo pittore greco e quindi ascoltiamo eh, don Francesco Braschi accompagnando il patriarca Bartolomeo a Malpensa eh, in partenza verso Istanbul l'appuntamento successivo era quello di un grande convegno dedicato proprio a Costantino eh, presso la città di Istanbul lei era delegato dell'arcivescovo il cardinale Scola e quindi rappresentava la nostra Chiesa ambrosiana. Cosa è emerso in questi lavori congressuali? In questo convegno è emerso innanzitutto come un giudizio oggi sull'editto di Costantino non può non toccare anche la questione della libertà religiosa oggi. E nel comunicato finale le cose più interessanti che sono emerse sono state il riconoscimento da parte sia della Chiesa cattolica che delle Chiese ortodosse che la libertà religiosa è una fondazione preziosa e un'aspirazione sacra della loro dottrina sociale e disciplina canonica. Possiamo dire che è una dichiarazione di consonanza al massimo livello, ma ancora è emerso che la libertà religiosa include la libertà di culto e lo include per tutti, per qualunque confessione e che anche quando in un paese, per motivi storici, vi siano legami particolari con una religione, questo richiede che venga assicurata la piena libertà delle minoranze. Infine e questo è un punto essenziale però c'è questo aspetto che la libertà religiosa fa parte integrale di quello che lo Stato deve riconoscere per corrispondere alla dignità delle persone umane e alle dignità dei cittadini che amministra. Il tema della libertà religiosa e quello correlato, ovvio, della persecuzione dei cristiani nel mondo sono stati anche il filo rosso della lezione magistrale scongiunta tenuta dal cardinale e dalla sua santità Bartolomeo. Possiamo dire che è veramente una chiesa che respira due polmoni. Da Milano a Costantinopoli. Parlare a Istanbul di libertà religiosa significa essere vicinissimi ai cristiani del Medio Oriente e abbiamo anche ricordato e pregato e menzionato nel comunicato finale anche i due vescovi siriani che sono stati rapiti dai ribelli e dei quali ancora non si conosce la sorte. Quindi questo convegno potremmo dire da Milano a Costantinopoli si è calato proprio nella concretezza di una fatica, ma anche di una speranza che le chiese comunque mantengono. Il patriarca latino di Gerusalemme ha detto "La chiesa del Medio Oriente è una chiesa che conosce bene il venerdì santo, ma vive nella luce della risurrezione". Mi permetto di ricordarvi ancora la bella mostra di Okonomoi a San sepolcro che approfondiremo quando l'artista sarà a Milano e ora per noi è una segnalazione che rimane nell'alveo della cultura, perché martedì 28 maggio alle ore 18 presso la Sala delle Colonne del Museo del Duomo, il primo appuntamento della Scuola della Cattedrale è un'anteprima perché la Sala Col delle Colonne verrà aperta eccezionalmente il Museo del Duomo, lo ricordiamo invece aprirà i battenti ufficialmente il 4 novembre del 2013 e la Scuola della Cattedrale è un percorso tra letteratura e teologia, Vi saranno l'arciprete del Duomo, Monsignor Gian Antonio Borgonovo, che ha voluto questa scuola di, della cattedrale, il presidente della fabbrica del Duomo, Angelo Caloia, Paolo Mettel, eh, il professore Giovanni Reale e Armando Torno. Adesso, in qualche modo, rimaniamo sempre in un ambito di tipo culturale e di evangelizzazione. Parliamo delle sale della comunità, eh, i cinema dell'oratorio, come si diceva un tempo, insomma, che però, proprio perché sono al passo con il terzo millennio, si devono adeguare, devono andare oltre con nuove tecnologie e soprattutto progettualità. Andando oltre l'ordinario, un convegno a Milano con una piccola Salve. sorpresa. Oltre l'ordinario. Questo è il titolo del convegno promosso dall'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, dalla Diocesi di Milano e dai TL settore sale della comunità. E il discorso così è stato allora come pensare a una programmazione coerente, intelligente, in epoche non facili come l'attuale, per la crisi da un lato, e le grandi innovazioni tecnologiche dall'altro. A partire da un'idea importante e da qualche aiuto significativo, come il Centro Servizi ACEC Lombardia. Sì, sicuramente, innanzitutto è una scelta di progettualità. Il Centro Servizi, ha, come dicevo, nasce per aiutare le sale a in qualche modo applicare una mentalità progettuale. Una mentalità progettuale vuol dire applicare una metodologia di lavoro su obiettivi, quindi porsi degli obiettivi, studiare una strategia operativa e svolgere delle attività connesse. Le sale della comunità sempre di più eh, si stanno imponendo come un punto di snodo della comunicazione, della capacità anche di fare rete, luogo di evangelizzazione. Come per esempio, si possono affrontare alcuni dei temi cardine che emergono nella nostra attività ecclesiale? Penso, per esempio, a quello della libertà religiosa, che proprio in questi giorni, con la visita di Bartolomeo, è stato evidente come filo rosso della discussione. La proposta che abbiamo fatto oggi, incontrando le nostre 120 sale della comunità, è di eh, riflettere sul tema della libertà religiosa così come viene vissuto sul territorio a partire da questo grandissimo evento che in diocesi abbiamo celebrato, l'arrivo eh, del patriarca Bartolomeo e dentro questo anno, i 1700 anni eh, dell'editto di Milano, mh, della promulgazione della libertà religiosa. Le nostre sali sono dimostrate molto interessanti dentro i nostri territori. Ci sono, sono che stanno già riflettendo su questo tema, le sale mettono a disposizione le loro strutture, le loro menti migliori per continuare questo ragionamento dentro le nostre comunità. E al termine dei lavori un bel esempio di proiezione di qualità, per cui c'è e ci deve essere sempre spazio. L'ultimo pastore di Marco Bonfanti. L'ultimo pastore, persino un greggio in piazza del Duomo, per dire cosa? per cercare di recuperare uno spazio ormai deumanizzato come credo che sia attraverso l'umanità di questo personaggio che si porta presso la tradizione e quindi ho pensato insomma, che potesse essere simbolico riuscire a portare le pecore nel centro inaccessibile della città per far sì che lui potesse riconquistare ciò che in qualche modo gli è stato sottratto nel corso degli anni Quindi non so cosa gli dirò prima gli chiedo se vuole essere i miei amici e poi gli dirò mi chiamo Renato Trucchelli, abito a Milano e sono un pastore. Ecco, così mm. ti dirò. Un film davvero curioso era un po' questa la piccola sorpresa, uno stralcio del trailer. E ora per noi per chiudere, diciamo un po' questa pagina di cultura, eh, un appuntamento, mercoledì 29 maggio alle 18 presso Palazzo Isimbardi, sede della provincia di Milano in Corso Monforte, Il grande alfabeto dell'umanità prosegue il percorso di questo avvenimento culturale e eh, l'appuntamento è Bibbia e musica di Laura Nicora dell'Università di Pavia alla Pinacoteca ambrosiana inoltre eh, vi ricordo che è sempre in mostra la serie di codici preziosissimi e delle opere di Marc Chagall sempre all'interno del percorso del grande alfabeto dell'umanità. Ora per noi è tutto per la prima parte del nostro programma ma rimanete con noi, ci separiamo solo per la pubblicità, pochissimi minuti e quindi a tra poco. Ben ritrovati con la Chiesa nella Città. Avevamo detto che avremmo ripreso il tema della libertà religiosa. Offre lo spunto, e che spunto se ce lo permettete, la presentazione a Roma, presso il prestigiosissimo Istituto Don Luigi Sturzo, del libro Non dimentichiamoci di Dio del Cardinale. Che ascoltiamo. La libertà religiosa e di coscienza, la persecuzione dei cristiani nel mondo. Come in un ideale filo ininterrotto che lega i temi affrontati nei giorni in cui il patriarca Bartolomeo è stato a Milano, il cardinale torna ad approfondirne il contesto a partire dal dialogo promosso sul suo ultimo volume Non dimentichiamoci di dire. A Roma, presso l'istituto Don Luigi Sturzo, ci sono il direttore di RCS Libri, Mieli, il presidente della Corte Costituzionale Mirabelli e il presidente emerito della Camera Luciano Violante, il giornalista Roberto Fontolano e allora l'arcivescovo parla di presunta neutralità dello Stato e di responsabilità di tutti a riguardo della libertà di fede. Sia a confessionare lo Stato, ma questa confessionalità, come è, 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 è stato detto molto bene, non può essere una neutralizzazione delle religioni, no? non può essere una lotta in cui tutte le varie sono nere, ma deve essere il costringere la religione ad assumere... Come soggetto pubblico la sua responsabilità, senza eh, dire, favoritismi di nessuna sorta, senza privilegi di sorta, ma lasciandogli lo spazio di giocarsi. Poi il grande snodo cruciale. Volenti o nolenti, siamo chiamati a vivere insieme. E il fatto che la società sia diventata plurale e che in essa si incontri con. Che talora si scontrano diverse visioni, non può annullare questo, questo bene sociale che dobbiamo dire di sì, Allora bisogna decidersi a trasformare questo bene sociale in una scelta politica. E la sottolineatura è anche all'obiezione di coscienza, strumento di libertà personale e di decisione democratica. Purtroppo la riflessione di coscienza non ha ancora sviluppato in maniera adeguata la dimensione sociale di questo atteggiamento, no? è stata considerata una sorta di, pro, di protezione dell'individuo, ma questa è solo la genesi della questione, bisognerebbe adesso che eh, tutti, eh, filosofi, teologi, uomini del diritto, eccetera, eh, ci lavorassero. Infine, in un'intervista, il cardinale riflette sulla situazione concreta del Paese. È urgente che il governo, senza blocchi di tipo partitico, agisca. La situazione sociale dell'Italia è in peggioramento radicale. Giovedì, 30 maggio, segnalazione, ore 20, la processione diocesana e la celebrazione eucaristica del Corpus Domini di giovedì, secondo naturalmente il rito ambrosiano, come giusto che sia. Allora, si parte dalla parrocchia Santi Martiri Anauniesi, che è in Via Ugo Betti 62 a Milano, siamo nel quartiere QT8 e nel decanato Gallaratese e si arriva alla parrocchia Maria Regina Pacis in Via Canta al numero 8. Eh, Quest'anno il Corpus Domini, appunto, si celebra nel QT8 perché 30 anni fa esatti Giovanni Paolo II fu nello stesso quartiere, che vi assicuro era molto diverso, vedendo le immagini non si riconosce, per la grande messa in occasione del Ventesimo Congresso Eucaristico Nazionale. Esattamente 30 anni fa, 20-22 maggio dell'83. Adesso cambiamo pagina, ma rimaniamo a Roma. Per un annuncio bello, soprattutto per chi è più sfortunato, ma non rinuncia ad andare in uno dei luoghi di fede mariana più amato, Loreto, l'Unitalsi. Sarà un pellegrinaggio insieme antico e nuovissimo, inedito, quello che l'Unitalsi promuove dal 17 al 20 giugno prossimi, alla Santa Casa di Loreto, con una grande novità appunto, perché circa 400 Unitalsiani, tra malati, volontari, medici, viaggeranno su Italo, nella tratta Milano-Ancona. Quindi su un treno ad alta velocità che renderà tutto più semplice, specie per i portatori di handicap. Poter andare di nuovo con il treno a Loreto per noi è un fatto importante, d'altronde nell'immaginario nell collettivo noi siamo quelli dei treni bianchi, se non facciamo i treni diventiamo quelli, una semplice agenzia di viaggio e tale non siamo. Presentata a Roma nel Palazzo del Vicariato, l'iniziativa realizzata grazie a una sinergia tra Unitalsi e NTV, Nuovo Trasporto Viaggiatori, ha visto la presenza del vescovo di Loreto, Monsignor Tonucci. A me piace pensare al treno, il quale con la massima comodità e facilità porta malati a Loreto che possano senza traumi vivere il loro pellegrinaggio e poter guardare con serenità la possibilità di tornare senza essere in difficoltà, perché sapete nel pullman le cose non sono altrettanto facili, certi malati non potranno mai venire, ora tutto questo sarà possibile. Io lo trovo un dono grandissimo, un dono per loro ma è un dono anche per Loreto. Madrina è testimone all'eccezione dell'evento la campionessa parolimpica volontaria Unitalsi Giusy Versace. Ho capito che avevo bisogno di fare qualcosa per gli altri, l'ho capito lì e per fortuna l'Unitalsi mi ha aperto le porte e mi ha dato la possibilità, pur essendo invalida, di dare una mano. E quindi da allora parto non più come pellegrina ma come volontaria e cerco di fare quello che posso. E soprattutto un grazie ai nostri volontari che hanno capito che nell'anno della fede bisogna darsi un po' una mossa a tutti, una mossa come Papa Francesco ci sta insegnando in questi mesi di suo pontificato. Ancora per noi una indicazione che riceviamo dall'Istituto Nostra Famiglia perché venerdì 31 maggio alle ore 16 il Cardinale incontrerà presso la struttura di Bosisio Parini in provincia di Lecco, via Don Luigi Monza 20, i pazienti e il personale. Rimaniamo in qualche modo in un ambito di associazionismo generoso con un'associazione di volontari che onora Milano, l'Opera San Francesco, in piazza, proprio nella metropoli, con il pane, nato nel forno, rinato in piazza. Un modo per donare un pasto completo per chi ha bisogno e per noi è invece un modo per parlare ancora una volta di che cosa significa fare il volontario. Significa garantire i bisogni primari, nutrirsi, vestirsi, curarsi, mangiare, parlare a chi ha di meno. Lo si fa da più di 50 anni con Opera San Francesco e solo due numeri eh, per vedere proprio la mobilitazione di tutti questi volontari. 2.600 pasti erogati ogni giorno e più di 37.000 visite mediche erogate su base annuale. Sono dei dati solo questi importanti che fanno vedere come eh, dando il massimo si riesca a raggiungere chi è in difficoltà. Lei cosa fa nella vita? Mi occupo di altro, sono un professionista, ma eh, è bello dare il proprio tempo con professionalità regalare il tempo e il cuore all'ascolto e all'accoglienza. Fare bene fa bene. Fa bene, è il più grande atto forse di egoismo. E ora siamo giunti al momento della parola di Dio in questa domenica della Trinità e poi un breve commento. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo... Il Signore Gesù disse ai discepoli: Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. In questa domenica celebriamo il mistero della Santissima Trinità, certo un mistero che celebriamo continuamente perché noi esistiamo, ci muoviamo dentro all'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il brano del Vangelo che è stato scelto per questa domenica ci presenta l'opera della Santissima Trinità. È Gesù che ci rivela il mistero per noi insondabile, è Lui che ci ha parlato del Padre, dello Spirito Santo, che ci ha parlato di sé. E a un certo punto in questo brano del Vangelo troviamo un'espressione bellissima perché Gesù dice che viene ad abitare, si manifesta a colui che lo ama. Se noi lo amiamo, Gesù viene col Padre a dimorare in noi. Un'espressione che ci fa venire in mente un altro passo dell'Apocalisse in cui Gesù dice, ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui. Questo desiderio che la Trinità ha di venire dentro la vita di ciascuno di noi. E di fronte a questo amore ciascuno di noi si domanda, ma chi sono, chi sono io per essere amato così tanto da Dio, tanto che lui desidera me in un modo così forte, il Figlio ha dato se stesso per me, lo Spirito Santo viene ad abitare in me, il Padre mi prepara un posto in cielo. E poi il brano si conclude con questo accenno, lo Spirito Santo, la cui effusione abbiamo celebrato domenica scorsa, e si dice che lo Spirito Santo che il Padre manda nel nome del Figlio Gesù insegna ogni cosa e ci ricorda ogni cosa e quindi nutre la mente, scalda il cuore, la Santissima Trinità ci avvolge col suo amore e ci dona di vivere nella speranza oggi e sempre. Ringraziamo Monsignor Patrizio Garascia che è il vicario episcopale di zona pastorale Quinta che ci ha accompagnato nel commento al Vangelo per queste settimane. Adesso vogliamo eh, sottolineare un appuntamento perché da mercoledì 29 maggio in ogni zona pastorale della diocesi... Si sì, svolgeranno gli incontri con i catechisti sull'iniziazione cristiana, soprattutto dopo eh, ciò che emergerà su questo contesto dalla convocazione del clero di cui abbiamo parlato poco fa. Eh, come abbiamo detto, in ogni zona pastorale più uno finale il 15 giugno. Ognuno di questi incontri vedrà la presenza dei singoli vicari episcopali, naturalmente per ognuna delle zone la presenza del vicario episcopale per l'evangelizzazione e i sacramenti, Monsignor eh, Pier Antonio Tremolada sempre e di eh, Don Antonio Costabile che è responsabile del servizio per la catechesi della diocesi naturalmente in ognuno di questi incontri. Voglio anche ricordarvi che proprio Don Antonio Costabile in queste settimane sta commentando il Vangelo quotidiano su Telenova News la mattina. Ora per noi è tutto, io vi ringrazio, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 18.30 come sempre, parleremo di oratorio dopo la grande festa in piazza del Duomo. Con il cardinale, che si svolgerà e poi naturalmente di ciò che emergerà dalla convocazione dell'intero clero ambrosiano sui cantieri aperti della diocesi di Milano. Arrivederci, grazie per averci seguito.